Un programma offerto da Enoteca Il Regno di Bacco, Messina, in Viale Boccetta 14A. Esibendo il biglietto o l'abbonamento delle partite del Messina, 10% di sconto su qualsiasi acquisto. L'arte del sapore. Le migliori e genuine carni rigorosamente siciliane. A Messina, in Via Camiciotti 1012. Caseificio Paolo Calogero. Unica sede in Viale Boccetta, Largo Fontana Arena, Messina. Telefono 349 86 34 980. Tea e Luna Pet Shop. Tutto per i vostri animali domestici. In Via Santa Maria del Gesù Inferiore 79, Messina. Telefono 090 37 19 046. A tutto campo, fatti e uomini di sport raccontati in libertà. Conduce Pietro Di Paola. Buonasera, buonasera a tutti cari amici sportivi, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'approfondimento sportivo del martedì sulle frequenze di Radio Amore. A tutto campo per parlare del momento del Messina, difficile, difficilissimo sia dal punto di vista tecnico che societario. Titolavamo oggi in un post caos societario e crisi tecnica per annunciare questa trasmissione, per annunciare quelle che erano le tematiche che avremmo affrontato nella trasmissione che è appena cominciata. Purtroppo una situazione di autentica emergenza, quella che si vive in giallo-rosso, o quella che vivono tutti coloro che amano quei colori, il giallo ed il rosso. Sapete tutti della sconfitta tremenda per certi versi con la Paganese, per le modalità con cui è maturata, una gara raccapricciante, a tratti inconcepibile da parte della squadra di Marra, battuta dal resto decisamente meritata. Situazione di classifica che resta complessivamente moderatamente tranquilla. È vero, c'è la spada di Damocle dei possibili due punti di penalizzazione in seguito alla vicenda della fideiussione. A proposito, entro la fine dell'anno potrebbe esserci il verdetto di primo grado da parte della sezione disciplinare del Tribunale Federale Nazionale, che evidentemente andrebbe a peggiorare la graduatoria dei peloritani. Però in questo momento il dato numerico non è così allarmante, ma a inquietare è la situazione che si è venuta a creare. Ad inquietare sono le lacune, i limiti di questa squadra che sono emersi in tutta la loro forza. La mia idea ve l'avevo già data domenica nel dopo partita, qui in diretta sulle nostre frequenze dagli spogliatoi del Franco Scoglio. Io penso che sia stata raschiato il fondo del barile di energie psicofisiche da parte di un gruppo che ha dato molto più di quello che poteva, e quindi poi il crollo è stato inevitabile. Tutto questo alla vigilia di una partita molto complicata per motivi campanilistici, per tutto quello che si porta dietro. Mi riferisco al Gran Derby con il Catania, in programma domenica alle 16:30, resa ancora più difficile da un clima infuocato che la società non ha contribuito a rendere, almeno fin oggi, più sereno. Anzi, se possibile, ha gettato benzina sul fuoco, mettendo in discussione in maniera implicita ma comunque chiara l'allenatore, il cui futuro appare evidente sia strettamente legato all'esito del derby. Società che non perde occasione per smentire ciò che ha detto il giorno prima. Continuano a esserci delle lacune all'interno dell'organigramma che andrebbero colmate, perché se i risultati non arrivano non è soltanto colpa della qualità dell'organico o dell'allenatore, come insomma ci pare abbia in mente la società, ma anche di una struttura del club non all'altezza della situazione. Ne abbiamo parlato tante volte, così come abbiamo parlato tante volte della necessità di intervenire sul mercato degli svincolati, e subito. Pozzebon non ha un vice e ancora non lo si è trovato, non si è formalizzato alcun accordo, non c'è quel giocatore di esperienza e anche di ardore a centrocampo che Messina avrebbe assolutamente necessità di ingaggiare. Favasuli proprio oggi pomeriggio ha ufficializzato la sigla del contratto con la Vibonese, era uno degli obiettivi. Qui invece si fanno tante parole, tante chiacchiere, ma poi non si arriva a un obiettivo che dovrebbe essere invece centrato il più presto possibile, perché quella classifica che abbiamo detto in questo momento moderatamente serena potrebbe diventare improvvisamente complicata, soprattutto tenendo conto del calendario che attende i peloritani, che dovranno affrontare un doppio turno esterno casalingo. Dopo il derby con il Catania ci sarà
il Monopoli e poi match interno con la Casertana e ancora una trasferta sul campo del Taranto. Lo Iacovone non è certo uno stadio facile da espugnare, insomma un quadro veramente preoccupante che proveremo ad analizzare tra poco anche con la vostra collaborazione. Vedo che già stanno arrivando diversi messaggi, la linea SMS WhatsApp come sempre a vostra disposizione, 366 41 50 500 il numero al quale potete inviare le vostre riflessioni, le vostre domande, 366 41 50 500. Tra poco vi risponderemo con Sergio Colosi, il collega di Corriere dello Sport, che sarà il nostro gradito ospite, e vi forniremo alcune novità che gettano ancora ombre sulla situazione societaria del Messina, maturate proprio nel corso delle ultime ore e che non possono che generare ancora più incertezza sui destini del club peloritano tra i tifosi. Prima però ringraziamo i nostri sponsor. Due minuti. Amore, pubblicità. Amore, amore, pubblicità. Enoteca Il Regno di Bacco. Vini messinesi e siciliani imbottigliati e sfusi. Le più prestigiose etichette di grappe, prosecchi e spumanti italiani. Siamo a Messina, in Viale Boccetta 14A. Telefono 090 888 2268. Esibendo il biglietto o l'abbonamento delle partite del Messina, 10% di sconto su qualsiasi acquisto. Non si vive di solo pane, ma di mozzarella, ricotta fresca infornata, primo sale, stracchino, calogerino. Stiamo parlando del caseificio Paolo Calogero. Dal 1983, la qualità dei prodotti caseari locali con produzione rigorosamente artigianale giornaliera. Unica sede in Viale Boccetta, Largo Fontana Arena, Messina. Telefono 349 86 34 980. Tea e Luna Pet Shop. Tutto per i vostri animali domestici. Il più vasto assortimento di cibi, abbigliamento, accessori, cosmesi e igiene, antiparassitari e prodotti veterinari. Vi offriamo la qualità ai prezzi più competitivi. In via Santa Maria del Gesù Inferiore 79, Messina. Telefono 090 37 19 046. Dal 1938 l'arte del sapore, macelleria, salumeria, catering, spuntino di mezzogiorno, pausa pranzo, le migliori e genuine carni rigorosamente siciliane. L'arte del sapore di Giuseppe Zirilli a Messina in via Camiciotti 1012. Telefono 090 35 35 51. Visita la nostra pagina Facebook per il menù del giorno. Sul lungomare di Rodia, in un ambiente confortevole e accogliente, il Ritrovo La Scala vi aspetta per farvi gustare le favolose pizze cotte nel forno a legna dal noto pizzaiolo artistico Enzo. Ritrovo La Scala, sul lungomare di Rodia, Messina. La pizza come non l'avete mai mangiata. Telefono 090 38 0101. La gioielleria Burrascano di Corso Cavour 21-25 Messina ti accompagna nelle più importanti ricorrenze, presentandoti uno straordinario assortimento di bomboniere con prezzi per tutte le esigenze. Gioielleria Burrascano, Corso Cavour 21-25 Messina. Il bello è possibile. Seguici anche sui social. Eccoci qui, bentornati in studio. Saluto Sergio Colosi che, come vi avevo promesso, è nuovamente con noi stasera. Ciao Sergio. Ciao Pietro, un saluto a tutti. Allora, io trasferivo, non so se ci hai ascoltato prima, ai nostri amici a casa la mia preoccupazione per la situazione che si sta vivendo. Sentimento che condividiamo con te da tanti mesi, ma che adesso è amplificato anche da quanto sta accadendo sul campo. Voglio subito sentire la tua opinione. Ho ascoltato tante chiacchiere in questi giorni in merito alla qualità dell'organico. Io credo che chiunque conosca in modo, direi, mediamente buono questo campionato non possa disconoscere il livello qualitativo medio-basso, e sto utilizzando un'espressione generosa, di questa squadra rispetto al quadro complessivo. Ma d'altra parte lo dicono i numeri di questo campionato: il Messina ha vinto con il Siracusa, che è ultima in classifica, il Catania chiaramente non lo considero, e il Catanzaro, che sappiamo che campionato sta facendo. Poi per il resto soltanto una manciata di punti e nulla più vorrà dire qualcosa. Volevo comprendere qual era la tua idea, perché a mio avviso non facciamo il nostro dovere di cronisti se non diciamo le cose come stanno, perché altrimenti si rischia anche di creare degli equivoci o di legittimare degli equivoci
volutamente posti in essere. Sergio. Sai, i numeri sono realtà, non si possono discutere in maniera diversa da quelli che sono, e trasmettono certezze. Ora, se il Messina ha battuto una formazione in grossa crisi come il Catanzaro, e soltanto il Siracusa, che ci ricordiamo che difesa esatto. avesse al San Filippo, davvero una squadraccia, magari ora sarà anche un po' migliorato, anche se la classifica è sempre molto scadente, però dico, parliamo di due squadre con grandissimi problemi. Si dirà, sì, ma il Messina ha fatto delle buone prestazioni a Castellammare di Stabia, col Foggia, sì, tutto quello che vogliamo, però è anche vero che questa squadra non ha una sua identità di gioco. Ogni partita è diversa dalle altre, indipendentemente dal valore dell'avversario. Ogni partita ti può far nascere poi qualsiasi novità, qualsiasi certezza o incertezza, ma quello che accade la settimana dopo non vale nella settimana successiva, e in ogni caso non ci dimentichiamo che anche a Catanzaro era un Messina che aveva subito tantissimo dagli avversari, poi probabilmente aveva raccolto quello che avrebbe meritato tra Castellammare di Stabia sì. e Foggia, però quella di domenica è, credo che sia davvero la punta massima della negatività di questa squadra, perché domenica Messina ha tirato tre volte in porta, di cui un tiro è andato fuori, quello di Jones, l'unico vero di fatto al 92esimo infatti l'unico vero in cui abbiamo impegnato Marrocco al 92esimo, e poi all'inizio mi pare al sesto minuto un tiro centrale di, sì. Di Musacci. Cioè sono queste tre le azioni che ha fatto il Messina in 94 minuti di partita, compreso ovviamente il recupero, ed è assolutamente improponibile. Cioè il Messina è una squadra, a mio parere, mediocre, lo è in tutte le sue componenti, c'è qualche individualità che spicca, però è anche vero che poi il grigiore porta anche gli altri ad adattarsi. Ha dato tanto Pozzebon nelle prime settimane, però è sempre Pozzebon e gioca in Lega Pro, per cui è normale che abbia anche le sue pause. Non è che poi è un giocatore che il cui curriculum dice che comunque fa sfracelli nei campionati in cui ha giocato. Io penso anche, sempre, scusami Sergio, dico, se ti interrompo, io dico sempre che, salvo rarissime eccezioni, se un giocatore alle soglie dei 30 anni, e parliamo di Pozzebon, ma potremmo parlare anche di Tavares per riferirci all'anno scorso, non gioca in una categoria superiore, c'è un motivo: o dei problemi fisici importanti, e forse è stato il caso di Tavares, oppure oggettivamente una ragione ci sarà per cui non hai sfondato. Io non credo alla sfortuna nel calcio, salvo appunto casi rari. Non so come la pensi tu. No, è così, non c'è dubbio. Lo stesso Milinkovic, che viene dalla Serie B alla Lega Pro, dico, ma evidentemente la sua incostanza è una prerogativa che non gli ha consentito il salto di qualità, e poi a questo gli aggiunge anche qualche episodio sfortunato, come certamente l'infortunio di Angelo Rea, ma è anche vero che poi ti ritrovi un Sacci che domenica è una prestazione inguardabile. Dico, al di là comunque dei singoli, questa è una squadra che domenica ha dimostrato di non avere un'anima, e non c'è cosa più brutta, perché nessuna reazione dopo lo svantaggio, nessuna imposizione della propria forza sullo 0-0, giocavamo in casa, era uno scontro diretto, mille motivazioni, anche perché dall'altra parte c'erano tanti ex, soltanto quel Marrocco ti dovrebbe far spingere a cercare motivazioni per quanto accaduto l'anno scorso. Dico, veramente una non squadra significa che evidentemente non c'è un'anima dietro questo Messina. Ecco, questo problema mentale, no? Sta trascinando lentamente avanti. Questa mancanza, questa mancanza di reattività può avere anche la propria genesi o una delle proprie cause in questo clima di grande confusione che inevitabilmente nell'era dei social network i calciatori percepiscono, no, intorno alla squadra, al di là della loro quotidianità, la società che oggi dice una cosa, domani dice un'altra, oggi un'intervista, poi un comunicato che la smentisce, ieri nuovamente in una trasmissione televisiva, la trasmissione di Antonio San Giorgio su RTP, il presidente che torna nuovamente sui propri passi e dice no, io a determinate condizioni sono disposto a vendere il 100%. Noi conosciamo un po', no, per l'esperienza che abbiamo maturato, sicuramente più ampia la tua, gli spogliatoi e la natura dei calciatori, che
difficilmente sono impermeabili a tutto quello che li circonda. Ecco, nel caso specifico, secondo te, anche questo può contribuire a questo momentaccio? Non c'è dubbio, e tu vedrai che poi sarà l'effetto paracadute, perché se oggi Sasamara per esempio non rischia la panchina, però perdendo a Catania, chiaramente la situazione sarebbe un po' diversa, certo. Ma lui diventerebbe il parafulmini di una società che comunque ha costruito una squadra in una settimana e di calciatori che non stanno rendendo. Io non dico il curriculum di Sasamara non sarà quello di Van Gaal o di Mourinho, ma... non c'è dubbio. Però dico, è anche vero, dico, la squadra, e anche lui ha commesso domenica i suoi errori, ci mancherebbe. Però è anche vero che la squadra non rende, che i giocatori, alcuni sono scarsi, altri invece che potrebbero dare di più e dovrebbero dare di più, non ci riescono, non in questa fase hanno delle difficoltà. Però Marr rischia di diventare il parafulmine, il capo espiatorio. Come in futuro la società con questi comportamenti rischia di diventare il parafulmine dei calciatori. Cioè un campionato inizia, poi l'evoluzione, anzi l'involuzione diventa pericolosa, perché col passare delle settimane si entra in un vortice, come ha fatto il Messina nel girone di ritorno l'ultimo anno di Pietro Lo Monaco, quando poi è retrocesso, quando davvero l'ambiente all'interno diventa invivibile. Cioè se i problemi ci sono già all'inizio, quando ancora comunque all'inizio c'è un gruppo, c'è la voglia di fare, fra 3-4 mesi di questo passo, ma io non so quanti giocatori magari diranno però cioè, non aspetteranno che la fine dell'anno e tutto il resto, esatto. Mi auguro di sbagliare, di dire in questo momento tante sciocchezze, che il Messina si lo speriamo riprenderà. Tutti, però insomma gli indizi però... purtroppo non inducono a pensare che tu ti possa sbagliare. Domande da casa per te, 366 41 50 500, la linea SMS WhatsApp, lo sapete, per intervenire, per partecipare, per interagire con noi. Ci scrive questo ascoltatore, Gaetano. Buonasera, due domande per Sergio Colosi. Lei crede che l'attuale società sia in grado di portare a termine il campionato? La prima. Secondo lei, scusami, la seconda. Secondo lei la squadra è da primi posti, come detto dal presidente, o da medio-bassa classifica? In parte hai già risposto, comunque cominciamo dalla prima. Se vuoi ci togliamo subito la seconda. Vai. Perché vai. Assolutamente no, è da medio-bassa classifica, non c'è dubbio. Quindi non è uno squadrone. Non è uno squadrone. Ma nel modo più assoluto, questo è medio-bassa classifica. Per quanto riguarda invece la prima domanda, è un po' più accattivante. Me la ricordi però, perché lei crede che l'attuale società sia in grado di portare a compimento campionato. Il campionato, sì. Cosa si intende per portare a compimento il campionato? Pagare tutti gli stipendi e non avere punti di penalizzazione e magari raggiungere una salvezza? Questo non porta l'entusiasmo in una città, non porta i tifosi allo stadio, e oggi è quello che a noi manca. Oggi a noi serve una società, dei dirigenti che abbiano delle disponibilità economiche, che possono risvegliare l'entusiasmo. Non c'è cosa più brutta di domenica, che dopo una vittoria a Catanzaro, dove non vincevamo credo dal 99, da 17 anni, si è diminuito il pubblico al ritorno assurdo. Al San Filippo. Assurdo. È una cosa drammatica. Noi abbiamo vinto a Catanzaro dopo 17 anni, la domenica dopo giochiamo contro la Paganese di Grassadonia, di Prestrin, di Maiorano, di Silvestri, di Marruoco. Di Ferrigno. Possono essere mille motivi per venire allo stadio, magari non dico mai 500, 1000, 1500 in più. No, dai 2000 dell'ultima gara di Sagalinga ai 1007 circa. È drammatico, 1500, cioè è drammatico. Questo significa che al tifoso messinese di questa gestione tecnica e societaria non importa assolutamente nulla. Questo è un dato di fatto che purtroppo non viene preso in considerazione da chi gestisce il Messina. La cosa che più mi preoccupa, si farebbero altre valutazioni. La cosa che più mi preoccupa è che si fa maledettamente fatica a fare un pizzico di autocritica. Cioè si cerca sempre di ribaltare su altri le proprie responsabilità. Per questo ti dico che Marra tra poco può diventare il parafulmini, ma non sarà quello poi la soluzione, non sarà quella la soluzione del problema. E i motivi di questo allontanamento progressivo della gente dallo stadio sono sotto gli occhi di tutti. Se, come diceva giustamente Sergio Colosi, dopo la vittoria di Catanzaro, che in altre epoche anche recentissime avrebbe portato 1000-2000 spettatori in più allo stadio, il numero invece di tifosi presenti sugli spalti diminuisce,
evidentemente c'è qualcosa che non va nell'approccio alla società, al lavoro, nella quotidianità di questa società. Le mille contraddizioni che hanno caratterizzato la scorsa settimana hanno avuto un impatto, così come probabilmente lo avranno le notizie che vi sto per dare, che riguardano l'ennesimo ribaltone, di cui vi parlo però tra poco, dopo la pubblicità. Amore, pubblicità. Amore, amore, pubblicità. Enoteca Il Regno di Bacco. Vini messinesi e siciliani imbottigliati e sfusi. Le più prestigiose etichette di grappe, prosecchi e spumanti italiani. Siamo a Messina, in Viale Boccetta 14A. Telefono 090 888 2268. Esibendo il biglietto o l'abbonamento delle partite del Messina, 10% di sconto su qualsiasi acquisto. Non si vive di solo pane, ma di mozzarella, ricotta fresca infornata, primo sale, stracchino, calogerino. Stiamo parlando del caseificio Paolo Calogero. Dal 1983, la qualità dei prodotti caseari locali con produzione rigorosamente artigianale e giornaliera. Unica sede in Viale Boccetta, Largo Fontana Arena, Messina. Telefono 349 86 34 980. Tea e Luna Pet Shop. Tutto per i vostri animali domestici. Il più vasto assortimento di cibi, abbigliamento, accessori, cosmesi e igiene, antiparassitari e prodotti veterinari. Vi offriamo la qualità ai prezzi più competitivi. In via Santa Maria del Gesù Inferiore 79, Messina. Telefono 090 37 19 046. Dal 1938 l'arte del sapore, macelleria, salumeria, catering, spuntino di mezzogiorno, pausa pranzo, le migliori e genuine carni rigorosamente siciliane. L'arte del sapore di Giuseppe Zirilli a Messina in via Camiciotti 1012. Telefono 090 35 35 51. Visita la nostra pagina Facebook per il menù del giorno. Sul lungomare di Rodia, in un ambiente confortevole e accogliente, il Ritrovo La Scala vi aspetta per farvi gustare le favolose pizze cotte nel forno a legna dal noto pizzaiolo artistico Enzo. Ritrovo La Scala, sul lungomare di Rodia, Messina. La pizza come non l'avete mai mangiata. Telefono 090 38 0101. La gioielleria Burrascano di Corso Cavour 2125 Messina ti accompagna nelle più importanti ricorrenze, presentandoti uno straordinario assortimento di bomboniere con prezzi per tutte le esigenze. Gioielleria Burrascano, Corso Cavour 2125 Messina. Il bello è possibile. Seguici anche sui social. Bentornati, bentornati da Tutto Campo. Stiamo parlando del delicato momento del Messina insieme a Sergio Colosi e ci interrogavamo sulle motivazioni, ma insomma non è difficile trovare una risposta, che stanno portando a questo progressivo allontanamento della città dallo stadio, della città da quei colori, dalla bianco scudata. Troppi paradossi, troppe contraddizioni, troppe promesse poi non mantenute, e anche singoli episodi che possono apparire banali ma che invece inducono la gente, lo sportivo medio, a farsi un'idea della serietà, autorevolezza e lungimiranza, oltre che della solidità finanziaria ed economica di questo club. Vi avevo anticipato di un ennesimo ribaltone. Che cosa è accaduto oggi? Si è dimesso il nuovo responsabile dell'area sanitaria, Ciccio Petralito, insieme al proprio staff, neanche 4 giorni dopo il suo insediamento, che se non ricordo male era avvenuto giovedì. Già la cosa di per sé è un po' strana, ma se a questo aggiungiamo che Petralito andava a sostituire l'ex medico sociale Baccarino, dimessosi per ragioni analoghe a quelle di Petralito, e se a ciò andiamo ad aggiungere che anche il rapporto con il centro medico sportivo dell'università, in base a indiscrezioni autorevoli che arrivano, sia fortemente a rischio, allora il quadro è completo e ci induce ancora di più a accendere i riflettori sull'incomprensibile atteggiamento di questa società e di questa proprietà. Quindi ribadisco, oggi Francesco Petralito, il dottor Francesco Petralito e il suo staff si sono dimessi perché gli impegni che erano stati assunti con lo staff sanitario nella giornata di giovedì sembra siano stati disattesi o comunque
non si sia trovato l'accordo sulle basi di cui si era parlato in occasione del primo contatto. Quindi il Messina adesso dovrà trovare un nuovo staff sanitario. Sergio. Sono con le braccia aperte, te lo giuro, cioè, rivedo veramente quel Messina che era in Serie D di La Malfa, di Merenda, rivedo quelle situazioni dove persone arrivavano, andavano poi via dopo pochi mesi, venivano promessi degli impegni da rispettare e poi non mantenuti. Dico, mi dispiace veramente, perché in pratica, scusami, siamo... Sergio, per chiarire, Petralito aveva trovato l'accordo, però aveva posto come condizione che facesse lo stesso anche lo staff di collaboratori. Verbalmente gli erano state date le assicurazioni e poi in effetti non è stato così, per cui insomma, ecco, si è arrivati alle sue dimissioni, alla dimissione del dottor Petralito oggi pomeriggio. Prego, scusami Sergio, ti ho interrotto. Dico, qui parliamo però di un club che si chiama Messina, di un club che fa la terza serie, non è un modo, secondo me, di fare calcio che può avvicinare minimamente le persone o che può giustificare, perché poi vedi, sul calciatore questo poi si ripercuote e purtroppo diventano anche elementi quasi di giustificazione poi col passare delle settimane o dei mesi. Questo è il grande problema che purtroppo va evidenziato, e poi queste situazioni diventano proprio tendono quasi a giustificare una stagione negativa o la società che non riesce a gestire come dovrebbe, così non se ne viene fuori. Il rammarico però grande, e questo credo che la città addebiti all'attuale proprietà, è che c'era un'alternativa e che era anche di un certo tipo relativamente a quest'estate, e poi il discorso di Proto, sì, fino a pochissimi giorni fa. Mentre in passato eravamo costretti a dire, vabbè, la situazione questo è questa, passa il convento, vuole la squadra, questo passa il convento, questo passa il convento, dicevamo una volta. Questo passa il convento, dicevamo, vabbè, la squadra è questa, non si può fare diversamente, questi sono i proprietari, ce li dobbiamo tenere, altrimenti non c'è nessuno. La situazione degli ultimi mesi, la storia recente degli ultimi mesi, dice invece che c'erano delle opportunità di un certo tipo, e qualsiasi tifoso avrebbe gradito comunque una nuova struttura a livello societario, con la possibilità anche ad alcune di queste persone che il calcio comunque l'hanno salvato l'anno scorso, certo, di rimanere. Questo verrà riconosciuto per sempre. Però è anche vero che così, dove arriviamo? Cioè io non oso immaginare, non è che ci può essere una svolta tecnica, e non credo, perché comunque dico, la squadra è questa, non è che può improvvisamente riportare grandissimo entusiasmo, dico, la squadra è questa, le classifiche più o meno è questa, può solo peggiorare o migliorare di poco, ma dico, è questa la classifica, per cui si andrà avanti con questo campionato altalenante, e poi alla fine arriveranno i contributi dei calciatori, per i calciatori, la legge Melandri, che fanno giocare, magari si chiuderà a pareggio la stagione, ma cosa si sarà concluso? Dico, non ci sarà quell'effetto rilancio che tutti desideriamo e che ci spingerebbe a riannamorarci davvero del nostro Messina. Sergio, perdonami, perché comunque su questa cosa del medico chiaramente stanno arrivando tanti messaggi, qualcuno ha equivocato, allora io riepilogo nuovamente. In pratica giovedì è stato raggiunto l'accordo con il dottor Petralito per la designazione a nuovo responsabile dell'area sanitaria dopo le dimissioni di Vaccarino, che di fatto, sia pur legato al Messina d'accordo privato, faceva capo all'università, al centro medico sportivo dell'università, che per quanto ci risulta sta valutando anche di interrompere questa collaborazione con il Messina. Comunque, al di là di questo, si è insediato il dottor Petralito con la promessa che sarebbero state anche assecondate le istanze dei suoi collaboratori, che sono, vado a memoria, Cutuli, che è il fisioterapista e massaggiatore, e Pierluigi Consolo, che è un medico. Alle promesse poi appunto non sono arrivati i fatti, non è stato raggiunto l'accordo con questi due, quindi il dottor Petralito, essendo quelli suoi collaboratori, ha ritenuto, visto appunto le promesse disattese, di andar via.
Ci stanno arrivando tanti altri messaggi, per esempio ci chiede, voglio fare rispondere te, un ascoltatore, Marcello, che è preoccupato, cioè alla luce delle prossime 4 partite, 3 in trasferta e 1 in casa, nelle quali incontrerà squadre importanti, quanti punti pensate che il Messina possa fare? Chiede Marcello. Sergio, ricordiamo, lo dicevo prima, Catania Monopoli in trasferta, Casertana in casa, Taranto ancora fuori. Il mio cuore mi farebbe dire 12, però magari. La realtà mi porta a pensare non più di 4 punti. Purtroppo, se devo attenermi a quello che ho visto domenica, 3-4 punti. Questa squadra può portare 3-4 punti. Se poi devo pensare a quella prestazione col Foggia o anche quella di Castellammare di Stabia, dove Messina fino a un certo punto ha giocato un buon calcio, allora possono starci risultati diversi, anche perché comunque il campionato è modesto. Però la prestazione di domenica è sconcertante, perché la prestazione di domenica, non vorrei anche che fosse figlia della rottura definitiva anche della trattativa con Proto, cioè? Perché sai, bisogna stabilire anche i limiti, perché è veramente una prestazione negativa. Con questo non voglio dire assolutamente... In che senso dici possa dipendere da quello? Sai, i tifosi si aspettavano comunque un rilancio, nuove motivazioni, nuovi stimoli. I calciatori, anche dici. Una società diversa poteva anche creare un'area nuova. È anche vero che poi la rottura definitiva, non lo so se ha inciso magari nella testa di giocatori, qualche calciatore. È troppo negativa questa prestazione, veramente. Altre domande, Sergio, stanno arrivando tante. Sì. Un ascoltatore dice: secondo me Stracuzzi vuole vendere gli altri soci? No, è ancora un messaggio collegato a questo, ma secondo voi, che sapete tutto, non abbiamo questa presunzione, diciamo che proviamo a informarci, perché non cedono all'Allettante, la definisce così tra virgolette, proposta di Proto, visto che sono con le pezze, avete capito l'espressione, insomma non navigano nell'oro? Questa è la domanda di Peppe: perché non cedono alla proposta di Proto, secondo te? Una domanda un po' colorita quella di Peppe, ma insomma l'ho tradotta. Ma guarda, io credo che ci sia un po' innamorati di determinati ruoli che si ritrovano all'interno del Messina, che in questo momento forse il Messina è diventato quasi una questione personale dell'attuale proprietà, dei dirigenti che la compongono, e questo certamente sotto il profilo affettivo può fare onore. Però poi realisticamente c'è un dato inconfutabile, che è quello delle disponibilità, dei mezzi e di tutto il resto. Anche a me piacerebbe avere il Messina e pensare a... Ti vedrei bene come presidente, Ti vedrei bene come presidente del Messina. Sì, peccato che non ho un centesimo da poter investire, capisci? Per cui dico, non lo potrei fare, assolutamente. Per cui dico, l'entusiasmo può portare a sognare, ma realisticamente... Sergio Colossi non potrebbe mai fare il presidente del Messina. In questa condizione, poi senza tifosi e tutto il resto, diventa ancora più complicato. Però non è facile anche liberarsene di un determinato ruolo che si sta ricoprendo. È anche vero che non è bello avere poi tutti contro, non è bello essere fischiato, non è bello avere i cori come domenica scorsa, per cui queste poi sono valutazioni che spettano alla società, però è giusto che faccia anche i propri esami di coscienza. Ciao Pietro, volevo chiederti che fine ha fatto il DG Cennicola, si chiama così, la cosa mi preoccupa, io chiamerei chi l'ha visto, dice Vincenzo. Va bene, la battuta sarcastica dietro la quale evidentemente c'è tanta amarezza. Cennicola, diceva proprio il presidente ieri, ci ha dato una mano, però insomma stiamo valutando se continuare a fargli fare il direttore generale o no. Puoi rispondere, se il medico è rimasto 5 giorni, c'è Nicola, che ne sai, cioè parliamo di un medico che abita a Messina e alla fine è tornato e se n'è riandato nel giro di meno di una settimana. Per solidarietà e con i confronti dei propri collaboratori. Poi, figurati, del resto conosciamo Ciccio Petralito e la sua professionalità. Gran persona, non gran c'è persona, dubbio, questo persona. È fuori di dubbio, scontato. Figura di un direttore sportivo che magari... Poi sappiamo quanto è tifoso del Messina, dico Sergio, sappiamo Ciccio quanto è tifoso del Messina, uno proprio che la vive da appassionata al di là della professione, quindi penso gli sia costato veramente tanto questa decisione. Ancora messaggi,
Torniamo all'aspetto tecnico. Buonasera, vorrei chiedere una cosa: ma se si è deciso che Marra deve essere sostituito, perché non farlo subito? Io vorrei sapere, ma secondo voi i giocatori seguono Marra? Pino. Ma io dico, al di là di questo, i giocatori seguono o non seguono Marra, anche se comunque in società, i suoi giocatori dipendono dalle società, per cui è giusto, queste sono vecchie vecchie teorie del passato, sì, quando sì, un allenatore sì, andava via tutti i giocatori erano schierati con remavano lui, allora contro, sì, si ammutinava la società, sì. Oggi come oggi ci sono tantissimi calciatori e le società diminuiscono sempre, per cui il calciatore si deve cercare il posto di lavoro e se lo non ha più la possibilità di legarsi a un allenatore piuttosto che a un altro. Secondo me, visto la crisi che c'è nel calcio, deve pensare a guadagnarsi la pagnotta, perché poi non è che gliela passa l'allenatore. Ma al di là di questo, il problema secondo me non è né Marra né Buonocore né nel modo più assoluto. Dico, si possono fare degli errori dalla panchina, come è normale che accada, però io non vedo il problema principale sia Marra in questo momento, anche se rischia poi di diventare un parafulmine per tutti, come dicevo prima, ma non credo che sia il problema principale, né tantomeno che i calciatori lo andrebbero a seguire o meno, perché visto anche con alcuni che sono stati portati da Tosto e da Bertotto, che poi comunque sono rimasti. Certo. Io continuo a vedere messaggi. Novità: dalla prossima volta allo stadio non si possono portare più bevande, neanche aperte. Chi ha deve bere, chi vuole bere deve obbligatoriamente comprarla dentro. Vabbè, questo in questo momento di grandi problemi non mi sembra l'emergenza più importante, però era giusto leggerlo. E poi in tanti continuano a lamentarsi delle maglie, che sono veramente orribili, che non rendono onore alla storia del Messina. Io l'avevo notato già a Castellammare, forse vedendolo in TV tanti di voi non se ne erano accorti, però a Castellammare già si giocava con quelle maglie, si era giunta l'apoteosi nel secondo tempo di Messina Paganese, quando sembrava di giocare con delle maglie dei tornei amatoriali, dei crallo, cose del genere, veramente indegne. Anche in questo caso responsabilità girata a terze persone, al magazziniere, alla Givova. Il Messina comunque sta giocando con quelle maglie, ma purtroppo il problema è più ampio, perché vi potrei raccontare, per esempio, e così apriamo un piccolo focus sul settore giovanile, ma poi avremo modo di parlarne nelle prossime settimane. Domenica gli allievi e i giovanissimi del Messina hanno giocato nazionali, allievi nazionali e giovanissimi nazionali hanno giocato con il Catanzaro. Ebbene, il Catanzaro ha colori simili a quelli del Messina, le maglie erano analoghe, l'arbitro, come prevede il regolamento, ha chiesto alla squadra di casa di cambiare divisa, Messina ne aveva soltanto una, e così insomma ci si è dovuti arrangiare con delle maglie riciclate. Ecco, dico, tanto per dirvene una, stiamo parlando di un torneo nazionale, per non affrontare il tema del campo su cui si è giocata questa partita. Al di là dei problemi del celeste, lavori e quant'altro, non si può giocare una gara di allievi nazionali, giovanissimi nazionali, su un campo non in terra battuta ma in pietre, perché il Buonanno dell'Annunziata è un campo praticamente fatto di pietre, non di terra. E non credo che il Messina, che qualche anno fa è arrivato alla finale del torneo di Viareggio e quindi aveva una grande tradizione a livello giovanile, meriti di fare figure del genere. Poi potremmo ancora parlare di tanto altro per quanto riguarda il settore giovanile, ma magari lo faremo più in avanti, non abbiamo il tempo stasera. Però questo per dirvi che al di là di quello che accade alla prima squadra, non è che negli altri settori le cose vadano bene, tutt'altro, Sergio. L'ho visto questo Messina, l'ho visto, l'abbiamo visto insieme, Pietro, erano tanti anni fa e mi duole il cuore proprio, credimi, sentire queste cose. Alcune non le sapevo nemmeno, il discorso qua degli allievi non lo sapevo. Mi duole il cuore, perché comunque è il nome della città, è il nome di una città che già ha tutti i suoi problemi, che magari spesso nel calcio ha trovato la sua forma di riscatto, di rilancio, e invece anche oggi ti viene a mancare una di quelle poche valvole di sfogo che hanno i tifosi, che hanno le persone della nostra città. Io sono un nostalgico, sono uno che è legato alle proprie origini, alla propria città, che quando parla dico non questa città ma la nostra città, dico. Però io non riesco a vedere la luce in fondo al tunnel, non riesco proprio a vederla, e non riesco a capire com'è che non si accettino
altri imprenditori che possono comunque rilanciare, quantomeno sistemare determinate situazioni, fare un programma diverso, un programma di, perché così il tifoso si può solo allontanare dallo stadio nel modo più assoluto, e soprattutto il rischio è che poi ci sia uno scollamento che coinvolge poi anche la squadra emotivamente, come secondo me è accaduto domenica scorsa, perché quella prestazione riesco solo a giustificarla in questi termini, perché troppo brutto quel Messina per essere vero. Dico, il Messina è una squadra modesta, però domenica c'era una non squadra in campo. Non è un caso, per chiudere il discorso del settore giovanile, ripeto, ci sarebbero tante altre cose da dire, ma lo faremo magari nelle prossime puntate, diciamo, non è un caso che già qualcuno all'interno dello staff tecnico sia andato via ed altri stiano meditando questa decisione, quindi la situazione insomma non è semplice. Sergio, ti ringrazio per il tuo intervento, alla prossima, speriamo in un domani migliore. Un abbraccio, ciao. Grazie. Adesso pausa pubblicitaria e poi apriremo le porte del derby, cominceremo a occuparci del derby di domenica che si gioca al Massimino alle 16.30. Oggi è arrivata una buona notizia, la possibilità per i tifosi giallorossi di vedere dal vivo la gara. Vi daremo anche dei dettagli e poi proveremo a capire qualcosa del momento del Catania con il consueto collegamento con il giornalista che segue la squadra avversaria. Pubblicità. Amore, pubblicità. Amore, amore, pubblicità. Enoteca è il regno di Bacco. Vini messinesi e siciliani imbottigliati e sfusi. Le più prestigiose etichette di grappe, prosecchi e spumanti italiani. Siamo a Messina, in Viale Boccetta 14A. Telefono 090 888 2268. Esibendo il biglietto o l'abbonamento delle partite del Messina, 10% di sconto su qualsiasi acquisto. Non si vive di solo pane, ma di mozzarella, ricotta fresca infornata, primo sale, stracchino, calogerino. Stiamo parlando del caseificio Paolo Calogero. Dal 1983, la qualità dei prodotti caseari locali con produzione rigorosamente artigianale e giornaliera. Unica sede in Viale Boccetta, Largo Fontana Arena, Messina. Telefono 349 86 34 980. Tea e Luna Pet Shop. Tutto per i vostri animali domestici. Il più vasto assortimento di cibi, abbigliamento, accessori, cosmesi e igiene, antiparassitari e prodotti veterinari. Vi offriamo la qualità ai prezzi più competitivi. In via Santa Maria del Gesù Inferiore 79, Messina. Telefono 090 37 19 046. Dal 1938 l'arte del sapore, macelleria, salumeria, catering, spuntino di mezzogiorno, pausa pranzo, le migliori e genuine carni rigorosamente siciliane. L'arte del sapore di Giuseppe Zirilli a Messina in via Camiciotti 1012. Telefono 090 35 35 51. Visita la nostra pagina Facebook per il menù del giorno. Sul lungomare di Rodia, in un ambiente confortevole e accogliente, il Ritrovo La Scala vi aspetta per farvi gustare le favolose pizze cotte nel forno a legna dal noto pizzaiolo artistico Enzo. Ritrovo La Scala, sul lungomare di Rodia, Messina. La pizza come non l'avete mai mangiata. Telefono 090 38 0101. La gioielleria Burrascano di Corso Cavour 2125 Messina ti accompagna nelle più importanti ricorrenze, presentandoti uno straordinario assortimento di bomboniere con prezzi per tutte le esigenze. Gioielleria Burrascano, Corso Cavour 2125 Messina. Il bello è possibile. Seguici anche sui social. Allora, bentornati, ultima parte di trasmissione. Intanto, come vi dicevo, è arrivata questa buona notizia in tarda mattinata con l'autorizzazione alla partecipazione all'evento del Massimino per i tifosi del Messina. È autorizzazione concessa alla Questura di Catania che è subordinata al rispetto di alcune rigorose prescrizioni. Obbligatorio per l'acquisto del biglietto sarà il possesso della tessera del tifoso e i sostenitori potranno raggiungere lo stadio Angelo Massimino esclusivamente a bordo di autobus organizzati. Sarà necessario inoltre essere muniti del tagliando d'ingresso già al momento della partenza. Per tale ragione sarà possibile acquistare i biglietti entro e non oltre le 19 di sabato 8 ottobre al costo di 10 euro più diritti di prevendita sul circuito Ticket One. Partita difficile per il Messina, credo anche per il Catania, che fatica a segnare e quindi a vincere. Soltanto un successo per i rossazzurri di Rigoli in queste prime giornate di campionato, e il problema attacco è al centro del dibattito nelle redazioni delle testate giornalistiche che seguono il Catania, come ad esempio
quella di Attilio Scuderi, che è in collegamento proprio da Catania. Ciao Attilio, buonasera. Buonasera a tutti voi, grazie per l'invito. Allora Attilio, intanto il momento del Catania, alcuni lo hanno accostato a quello del Messina semplicemente per la panchina del proprio allenatore che pare traballi, esattamente come accade qui sullo stretto. È così o sono soltanto dicerie? Allora guarda, ieri sera in esclusiva ai microfoni della trasmissione catanista condotta da me e da Nicolò Marchese, sì, l'amministratore delegato Pietro Lo Monaco ha dichiarato che Rigoli non si tocca. È chiaro che però l'amministratore delegato Lo Monaco ha anche tirato le orecchie al suo reparto offensivo. In poche parole ha alzato un po' l'attenzione, ha detto che giocatori anche come Russotto e Khalil, che sono gli unici reduci dalla passata stagione che hanno sulle spalle anche un contratto molto molto pesante, si devono insomma guadagnare ciò che guadagnano, ecco, scusate il gioco di la pagnotta, ecco la classica pagnotta. Ma ha fatto una tiratina d'orecchia a Paolucci, a Piscitella, insomma ha detto a tutti: in questo momento ci stiamo aggrappando a ragazzini di grazia, che è veramente un enfant prodigio, che viene dal vivaio del Catania, che Rigoli se l'è coccolato e l'ha allevato all'Agragas la seconda partita già dello scorso anno, e che di grazia in questo momento è quello che può creare qualcosa. Bene ha fatto anche Bari nella gara di Taranto, ma quello che preoccupa del Catania è che crea occasioni ma non segna. Qualcuno mi dirà: sì, però in porta il Catania ci arriva. Sì, è anche vero che però ci arriva più per azioni personali di qualità del singolo che per uno sviluppo di manovra abbastanza coerente e coeso dal punto di vista tecnico-tattico. Quindi il Catania ancora deve cercare la sua vera dimensione, perché ha pareggiato alcune partite giocando male. Allora si diceva: ok, giochi male, pareggi è un buon segno perché non perdi. Adesso cerchi di giocare un po' meglio, crei occasioni ma non vinci lo stesso perché il gol non arriva. Se la palla non si butta dentro, io non so anche quanta responsabilità abbia Rigoli poi più di tanto. È vero che lui deve stimolare al massimo i giocatori, deve stimolare al massimo anche gli atleti, però è anche vero che oggi cosa vai a dire o cosa vai a rimproverare se poi la palla dentro l'area di rigore arriva 2, 3, 4 volte, o come con l'Agragas con 14 occasioni nel secondo tempo, ecco. Senti Attilio, la domanda che volevo farti adesso è, se vogliamo, anche più tecnica. È un Catania a tuo avviso realmente con una classifica ben al di sotto di quanto avrebbe meritato, e quindi l'unico problema è quello offensivo, oppure insomma c'è dell'altro? Guarda, io sono convinto che poi alla fine intanto il Catania ha quel fardello della penalità, certo, che oggi è arrivata l'altra notizia che la FIFA ha respinto il ricorso, sì, del Catania, dice anche per un'accelerazione anche di pena severa da parte del Racing di Veneta, che pretendeva dalla FIFA una pena esemplare. È anche vero che lo Monaco sempre ieri ai microfoni catanista ha detto anche questo, ha detto: noi con Racing già abbiamo pagato 2 rate, però purtroppo questa è una vicenda che ha un retaggio storico del passato, cioè quella con Cosentino, con la gestione disastrosa dell'ex manager argentino che doveva, secondo Pulvirenti, gestire tutta la baracca Catania, invece l'ha distrutta in 2 anni. Quindi questi punti di penalità rimarranno. Il Catania si è trovato questo ennesimo fardello per il secondo anno consecutivo, quindi adesso deve andare a rincorrere, a risalire. Il Catania ha fatto pochi punti, ma se ha fatto questo vuol dire che ha meritato questo sul campo, ma ha lasciato troppo spreco, 2 punti sprecati a Reggio quando la gara doveva andare tranquillamente con i 3 punti per il Catania. A Taranto il Taranto avrebbe fatto male solo alle Mosche, perché è una squadra veramente inferiore di basso rango, perché ha dei giocatori quasi tutti di Serie B e non ha giocatori che possono far fare il grande salto magari in Lega Pro o stare in Lega Pro, perché veramente poca cosa. Il Catania ha buttato 3 punti con l'Agragas, il pareggio in casa col Fondi, cioè, stiamo contando 8-9 punti che il Catania ha buttato al vento, ecco. Un'ultima cosa, perché ho un minuto di trasmissione ancora a disposizione: non ci sono squalificati no, nei provvedimenti del giudice sportivo, tutti disponibili per il derby con il Messina, o c'è qualche acciaccato? Allora, bisogna testare le condizioni di Khalil e di Djordjevic, perché secondo quello che ha detto la società i due non sono andati in panchina nella gara col Taranto per qualche problemino in rifinitura.
Quindi bisognerà vedere le condizioni di questi due giocatori, bisognerà vedere anche valutare Pastrini, che era uscito con un piccolo guaio nella gara contro il Fondi. Quindi vediamo un pochettino. Se Pastrini dovesse recuperare, Pastrini va a titolare, gioca a sinistra, e poi l'unico ballottaggio sarà a destra tra Nava e Parisi. A proposito, Parisi ha giocato le ultime due gare, le ha giocate molto molto bene, sia a sinistra che a destra. A centrocampo ad oggi credo che quello che hanno fatto bene a Taranto, Bucolo, Biagianti e Di Cecco possa essere confermato, tranne che Rigoli ha la voglia di trovare sempre di più le giocate di qualità, di scopa, anche se poi non si è inserito benissimo ancora nella Lega Pro l'argentino, però sicuramente ha dei piedi educatissimi, soprattutto per sfruttare seconda palla e lancio lungo in favore delle punte. E poi diciamo che Di Grazia e Barisic sono confermati là davanti, si deve cercare il terzo. Barisic potrebbe anche fare la prima punta, allora a quel punto potrebbe giocare uno tra Russotto e Piscitella come esterno attacco assieme a Di Grazia, oppure se dà ancora fiducia a Paolucci che deve ritrovare il gol, Barisic si sposterà ancora sull'esterno. Grazie Attilio, buon lavoro, buona serata, ci sentiamo venerdì, grazie. Barisic, ex giocatore del Messina, vi ricordate quel gran gol l'anno scorso con la Paganese, ma in generale nelle poche uscite in cui è stato impiegato non mi era dispiaciuto per nulla, peccato non essere riuscito a trattenerlo. Noi abbiamo finito, semplicemente l'arbitro che è stato designato per il derby è Antonello Balice della sezione di Termoli, quarto anno in Lega Pro per lui, ha incrociato due volte il Catania e il Messina, o meglio una ciascuno. Fortunato l'incrocio con gli Etnei, che l'anno scorso hanno superato 2-1 il Matera in casa, mentre nella stagione 2013-2014 la Vigor Lamezia si impose 4-1 sui giallorossi con le reti di Rapisarda, doppietta di Zampaglione e Scarsella, mentre per i peloritani segnò Costa Ferreira. Insomma, un precedente non positivissimo che speriamo di sfatare al Cibari. Abbiamo finito, ci risentiamo qui su Radio Amore venerdì alle 19 con Anteprima. Ciao! A tutto campo, fatti e uomini di sport raccontati in libertà. Conduce Pietro Di Paola.